Signor Sindaco, buonasera. Buonasera. Una domanda che molte persone, molti cittadini non sanno, ma questi, tutti questi bei lavori, via Caracappa, pista ciclabile, ma in realtà quanto tempo ci vuole per fare dei lavori? Qualsiasi opera pubblica, dal momento in cui si pensa al momento in cui materialmente inizia, e deve procedere tutto senza intoppi, senza interferenze, ci vogliono, senza esagerare, 2 anni per avviarli. Poi esiste la complessità dell'opera. Nella fattispecie hai fatto riferimento alla viabilità di via Caracappa e via Sant'Onofrio. Apparentemente può sembrare il rifacimento di una semplice strada. Così non è, perché abbiamo dovuto affrontare una serie di espropri che peraltro hanno portato una soluzione senza contenziosi. Abbiamo dovuto affrontare una serie di pareri, perché l'opera, ripeto ancora, è un'opera complessa, e avere a che fare con diversi enti, perché dovevamo eliminare le interferenze della Telecom, dell'Enel, dello stesso acquedotto, perché ci stiamo preoccupando di portare in quella zona un tronco idrico che non è mai esistito, per cui quella zona con gli insediamenti esistenti non avevano il piacere di poter vedere sgorgare dal loro rubinetto un bicchiere d'acqua. E così possiamo anche continuare con l'Italgas. Sono tutti interventi che hanno richiesto un impegno veramente notevole di tutta la struttura comunale, a cominciare dall'ufficio tecnico e della direzione lavori, perché il tutto potesse concludersi nel migliore dei modi. Riteniamo che nell'arco di qualche settimana ancora potremo percepire l'entità dell'opera effettivamente così come tutti quanti l'abbiamo pensata e auspicata. Un'altra domanda, signor Sindaco. Se la deponiaria, da quanto tempo è stata prevista questo tipo? Allora, questo intervento era stato previsto sin dal passato e mi riferisco ad un periodo precedente alla mia amministrazione. Dopodiché i lavori, ricorderanno i molesi, cominciarono con la nostra amministrazione in via di Vagno, dopodiché la ditta fallì. Da quel momento in poi ad oggi si sono dovute ritrovare altre risorse, perché quelle precedentemente previste si sono rivelate insufficienti. Abbiamo ritrovato, per meglio dire, abbiamo partecipato affinché il nuovo progetto potesse vedere l'implementazione di un altro 1 milione di euro. È stato rifatto il progetto da parte dell'acquedotto, è stata rifatta la gara e da qualche settimana i lavori sono cominciati. Ovviamente stiamo procedendo con molta, molta cautela e molta prudenza, per non arrecare un notevole disagio al cittadino, ma tenete presente che questo intervento interesserà 9 chilometri di strade interne al paese. Quindi questo per rispondere anche a chi, in maniera anche subdola, cattiva, richiama sempre questo problema delle strade. Io credo che ogni cittadino di buon senso non avrebbe mai fatto degli interventi dovendo poi tornare su quelle strade per riaprirle, sostituire i tronchi, sostituire i pozzetti e poi rifare ancora il manto stradale. Noi credo abbiamo operato come avrebbe operato un qualsiasi buon padre di famiglia. Quindi questo è l'ulteriore riprova che se si lavora seriamente, soprattutto con coscienza e senso di responsabilità, i cittadini hanno solo e soltanto da guadagnare. È preferibile che non vadano dietro agli usignoli, che sono soltanto portatori di sventure.